Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi siamo nel primo episodio di una serie che voglio portare avanti, dove vi andrò a mostrare tutta la mia collezione di carte Pokémon e di oggetti Pokémon in generale. Principalmente vi farò vedere tutti i miei album, dove all'interno ho tutte le carte di tutti i set, dal set base fino ai nuovi praticamente set, attualmente dovrebbe essere Chrono Force. Ovviamente ragazzi non ho tutte le carte, se no raga sarei già più famoso di quello che sono adesso, sicuramente. Ma beh, devo dire che comunque, a parte i primi tre album, arrivati verso i 5-6 album, dove siamo nell'era di Diamante e Perla, iniziano ad esserci carte molto molto interessanti. Ultimamente mi sono concentrato soprattutto ad acquistare gli album 151 per contenere poi le carte, e una volta terminato l'acquisto ovviamente provvederò ad acquistare le carte singole per completare ogni set di carte Pokémon. Quest'oggi ragazzi andremo a vedere le carte che posseggo dal set base fino al Neo Revelation. Perché sì, come potete notare ragazzi, qua abbiamo tre album, tutte e tre ben descritti. Direi di iniziare subito col set base, che arriva fino al set base 2, come potete vedere. Quindi ragazzi iniziamo subito. Ovviamente ragazzi non vi farò vedere tutte le carte, vi farò vedere quelle principali, il resto cercherò di essere abbastanza veloce. Set base purtroppo niente holo attualmente. Ecco qua ragazzi le sleeve per dividere il set base dal set jungle, e il set jungle inizia con un bellissimo Kangaskhan olografico. Eccolo qua ragazzi. Successivamente abbiamo sia un Vaporeon che un Wigglytuff olografico. Altre sleeve. E andiamo adesso con il set Fossil. Un bellissimo Aerodactyl olografico in buonissime condizioni. Lapras olografico, ovviamente. Un bel Mach, anch'esso olografico. E infine, un bellissimo Zapdos olografico. Purtroppo con una piccola piega qua, però direi che non è per niente male. Alcune carte prima edizione, come un Raichu, Arbok, Cloyster, Gastly, Golduck, Sandslash e tante altre. E qua ragazzi, purtroppo, come state vedendo, il set base 2 è un piccolo colpo al cuore, perché sì, non posseggo praticamente nessuna carta. Sono carte molto difficili da trovare e soprattutto molto costose. Passiamo adesso al prossimo album, dove sono contenute le carte del set base 2 fino al Gym Challenge. Set base 2 completato. Ed ecco qua il Team Rocket, dove abbiamo un bellissimo Slowbro prima edizione olografico. Adesso passiamo al Gym Heroes. Ed eccoci qua ragazzi al Gym Challenge, dove abbiamo una chicca, niente niente male. Iniziamo con un bellissimo Arcanine olografico giapponese del set Gym Challenge, comprata mentre ero a lezione all'università a 9 euro su Vinted ovviamente. E poi ragazzi, la chicchetta, eccola qua, un bel Blaine's Charizard in inglese del Gym Challenge, purtroppo un po' rovinata, però ragazzi, è sempre un Blaine's Charizard. In queste condizioni sta sui 60 euro su Card Market, e potete immaginare che io questa carta qua l'ho comprata in un lotto su Vinted dove erano presenti altre carte del valore di 40 euro l'una, e il tutto il lotto l'ho pagato 20 euro, quindi ho fatto un affarone. Blaine's Charmeleon e Blaine's Charmander, abbiamo tutta la serie evolutiva. Un bellissimo Pikachu comprato al Torino Comics del 2023. E concludiamo così anche il secondo album. Andiamo al terzo ed ultimo album per questo episodio.
Questo album, ragazzi, va dal Gym Challenge fino al Neo Destiny. Però, dato che il Neo Destiny continua anche nel prossimo episodio, facciamo che adesso arriviamo fino al Neo Revelation. Ecco qua, ragazzi, partiamo subito col Neo Genesis. E abbiamo come olografica un bellissimo Slowking. Un bellissimo Slowking olografico. Niente male. E iniziamo con Neo Discovery, un set dove purtroppo di holo, come potete vedere, ce ne sono ben poche. Però andiamo a vedere cosa abbiamo. Direi molto poche, molto poche, ma passiamo subito al set di Neo Revelation. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo la prima carta del set, ossia un bellissimo Ampharos olografico, in questo caso giapponese. Siamo arrivati alla conclusione di Neo Revelation, ma dato che in questo album non c'era un granché, vi do una piccola chicca di Neo Destiny. Quindi giriamo la pagina ed ecco qua. Questa qui è veramente una bella chicca di Neo Destiny. Un bellissimo Dark Scizor olografico, condizioni ottime, ragazzi, veramente ottime. Quanto è bella, carta di un valore di 40-50 euro attualmente. E questa qui, ragazzi, era una carta che faceva parte del lotto dove c'era anche dentro il Blaze Charizard. Oramai, ragazzi, finiamo di guardare questo album, quindi vi spoilerò anche le carte di Neo Destiny, non che ce ne siano tante, come potete vedere, finito. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete la parte 2. Vi assicuro che ci sarà molta più roba. Se vi va, condividete questo video a qualche vostro amico. E noi ci becchiamo nel prossimo live, un prossimo video. Da Dadedome è tutto. Buona!